Guarda, chi sei? Oh. Ma che vorrà? Devi presentarti subito alla scuola spaziale. Ma
Fermati, ragazzo. Che diavolo è quella cosa che sta lì con te? Un robot, forse? Sì, signore. Niente da fare, Pivello. Non lo sai che è vietato portare un robot qua dentro? Forza, buttalo fuori! Non è come gli altri robot, signore. Lei per me è come una sorella. Oh, ma che storia commovente. Non sei più un bambino. Non hai più bisogno di un robot che ti stia dietro. Avanti, mandalo al deposito. Ubbidisci. Godo, io vado. Ma lei è speciale. Siamo sempre stati insieme noi due. Tu dici che è speciale, eh? Invece è solo un ferro vecchio. Oh. Oh. Non voglio più rivederla, anche se è carina. Ti conviene obbedire, altrimenti ti farò cacciar via da qui per sempre. Benvenuti, cadetti dello spazio. Io mi chiamo Ito e sono il capo degli anziani. I vostri nomi sono stati selezionati dal computer fra milioni di persone e siete stati chiamati qui alla scuola spaziale per essere addestrati a diventare dei bravi piloti. Il corso sarà molto duro. Dovrete studiare ed esercitarvi per un anno intero, ma alla fine sarete in grado di volare nello spazio con le nostre astronavi. A quel punto stabiliremo quali saranno gli allievi migliori e solo a loro affideremo le missioni più importanti e delicate. Il vostro addestramento sarà compito di uno dei piloti più abili della nostra flotta, il capitano Bolkan. Obbeditegli con prontezza e seguite i suoi consigli, ma soprattutto fatevi onore, cadetti. Bene, voi Pivelli non avrete certo una vita facile con me. Venite qui e vi comportate ancora come dei bambini. Vi portate dietro i vostri robot per giocare. Beh, il mio compito sarà quello di farvi diventare degli uomini. E ci riuscirò. Da questo momento in poi vi terrò d'occhio con molta attenzione. E sarà bene per voi non fare sbagli. Cessate il fuoco! Che roba, non ho mai visto sparare così male. Vediamo chi ha ottenuto il miglior punteggio. Che sorpresa. Come ti chiami? Godo, signor capitano. Oh, bene, piccolo Godo. Sono proprio curioso di vedere se la tua è stata fortuna o se sai sparare veramente. Non posso farlo, sono esseri viventi. Ma che dici, sono solo degli stupidi
degli animali di Sirio. Non posso uccidere delle innocue creature indifese. Sono animali e sono il tuo bersaglio. Hai ricevuto l'ordine di sparare, quindi ubbidisci, senza replicare. No, non posso farlo. Devi farlo. Sei uno sporco codardo o un uomo. Ammazzali! Mai! Visto che sei un vigliacco, li ucciderò io. Guarda! No! Allora, Pivello, mi sembri un po' palliduccio. Che hai, Godo? Perché ti lamenti? Oh, sei tu, Olga. Ascolta, tu lo sai che cos'è un sogno? No, perché? Se sapessi che cosa terribile. Ero su un'astronave e il mio compito era quello di uccidere a sangue freddo altri esseri indifesi. Ma che dici? Tu adesso sei a casa, insieme alla tua più cara amica, Olga. Non su un'astronave. Hai ragione. Era un sogno. Un incubo. Vedi, quando gli uomini dormono, sognano sempre qualche cosa. Mentre questo ai robot non succede. Non capisco quello che dici. Io voglio solo che tu sia felice. Come posso aiutarti? È un problema che riguarda me. Tu non puoi fare nulla. Io non mi sarei mai immaginato di dover fare delle cose così, così cattive. Tu mi conosci. Ho sempre desiderato di fare il pilota, ma loro mi vogliono trasformare in una macchina per uccidere. Chissà se anche gli altri piloti provano le stesse cose che sto provando io. Così non posso andare avanti. Olga, non ce la faccio più. Questo è troppo per me. Parcheggia la macchina, per favore. Ciao, Pivello. Ehi, aspetta. Non mi sembra che tu sia molto gentile con il tuo maestro. Con uno che uccide solo per divertirsi, le buone maniere sono sprecate. Ora esageri, ragazzino. Ti credi furbo, vero? Invece sei uno sporco vigliacco che non ha avuto il coraggio di ammazzare quei luridi animalacci. Avanti, avvicinati, non scappare, codardo. Ma che diavolo succede? Ma che fai, Olga? Mettilo subito giù. Smettila, così mi fai cadere. Mettimi giù, te lo ordino. Oh, aiuto, aiuto! Stupido mucchio di latta arrugginita, mettimi giù! Che vuoi fare adesso? Oh, ma dove mi hai portato? Aiuto! Ehi tu, non lo sai che le strade sono riservate esclusivamente alle macchine? Levati di mezzo! E poi lo trovo simpatico. Molto simpatico, credi a me, sei stata fortunata a trovare un ragazzo come Rock. Sì, lo so. Sposatelo presto, allora. C'è tempo per queste cose. Non ti conviene aspettare. Potrebbe cambiare idea, no? Lena, ma che fai, non vieni? Chi è quel ragazzo? Beh, deve essere un pilota. Carino, vero? Sì, è proprio bello. Comunque non c'è niente da fare. I piloti sono di rango troppo basso per noi. Hai ragione. Andiamo? Io sono Rock, il ministro delle scienze. Ti ho fatto venire qui, Godo, perché devo parlarti di una cosa molto importante. Mi hanno consegnato proprio adesso un rapporto su di te. E devo dire che è ottimo. Quindi tu sarai l'uomo a cui affiderò una missione della massima importanza. Grazie. E quando inizierà questa missione? Non preoccuparti. C'è ancora tempo. Partirai tra un anno circa.
Il tuo obiettivo sarà quello di catturare Cosmozone 272. Cosmozone 272. E che cos'è? Un mostro spaziale. Un mostro spaziale? Guarda, questo è tutto ciò che è rimasto della prima spedizione. Erano riusciti a trovarlo, ma sono stati tutti orrendamente bruciati. Due navi spaziali, fritte come se fossero patatine. Purtroppo non sappiamo niente su Cosmozone 272. L'unica cosa è che prima di essere uccisi, i piloti sono riusciti a mandarci questa fotografia. Sembra un uccello. Già, e tu, Godo, sarai l'uomo che dovrà catturarlo. Eh? Io, signore? Sì, proprio tu. Non mi importa come, ma devi farlo. Avrai l'equipaggiamento più moderno che possediamo, ma ricordati una cosa, è di vitale importanza che tu lo catturi vivo. E adesso puoi chiedermi tutto quello che vuoi. Significa che sarà esaudito qualunque mio desiderio. Certo, io mantengo sempre quello che prometto. Allora rivoglio la mia libertà. Perché, Godo? Perché voglio andarmene via di qui e perché voglio essere un uomo libero. È la prima volta che vedo il mare. Non è stupendo, Olga? Sì, è uno spettacolo stupendo. Sarei curioso di sapere che cosa c'è dietro quella scogliera. Chissà. Adesso vado a dare un'occhiata. Un fiore. Quanti bei fiori. E che profumo meraviglioso. Oh. Chi sei? Cosa stai facendo qui? Beh, stavo guardando i fiori e... I fiori? Sì. Ti piacciono così tanto? Sì, non ne ho mai visti. Cioè, non li ho mai visti dal vero. Solo in fotografia o in qualche documentario quando studiavo. Purtroppo dove io vivo di fiori veri non ce ne sono affatto. Però sono contento di sapere che esistono veramente. Tutto quello che vedi qui è naturale. Sì, è proprio bello. Coglierò questo fiore per te. No, no, ti prego, questo non devi farlo. Perché no? Se lo strappi morirà. Volevo solo regalartelo. Grazie. Ma non dovresti. Senti, mi hanno detto che tu sei un cadetto pilota, è la verità? Sì. E allora perché sei venuto qui? Questo posto è riservato alla casta degli anziani. Io mi chiamo Lena, e tu? Oh, scusa. Io mi chiamo Godo. Godo. È proprio un bel nome, sai? Ti ho preso finalmente. Lasciami andare. Non sei autorizzato a stare qui. Devi andartene subito, altrimenti sarò costretto a punirti con molta severità. Va bene, ho capito. Ma non facevo nulla di male. Lascialo stare, te lo ordino. Sta tranquilla, andrà tutto bene. Godo, mi ha fatto molto piacere incontrarti. Anche a me. Sono felice di aver visto tanti fiori, ma per me tu sei la cosa più bella che esista. Ecco, questa sarà la tua astronave. La controllerai attraverso la voce. Con questa dovrai catturare il mostro. Come fare, lo deciderai tu. Ricordati però che lo voglio vivo. E il resto dell'equipaggio? Quale equipaggio? Ci sarai solo tu sulla nave. Voglio anche Olga con me. Olga? Perché? Hai ancora bisogno della balia? Per me lei non è affatto un robot. È buona e fedele, più di un vecchio amico. E per me è come se fosse un essere umano.
Non dire stupidaggini. Abituati a contare solo su te stesso. In questa missione sarai solo. E per quanto riguarda il tuo caro robot, appena te ne sarai andato, darò ordine di distruggerlo. Cosa? Non azzardatevi a toccarla con un solo dito. Lei è mia amica. Se le succederà qualcosa, non eseguirò più questa missione. Godo, non ti conviene fare così. Te lo dico solo per il tuo bene. E ora ascoltami. Se tu ti ribelli, saremo costretti a punirti e a mandarti in un campo di lavoro. Ora ti svelerò un segreto. Io ho sempre cercato di aiutarti. E sai perché? Perché noi due siamo come fratelli, hai capito? Che cosa vuoi dire? Guardami bene in faccia. Ma tu mi somigli. Perché siamo nati dalla fecondazione dello stesso ovulo. Poi il computer ci ha classificato a secondo della nostra abilità. E dopo tutte le prove e i test, io sono stato destinato a diventare uno scienziato. E tu un pilota. E infatti è quello che è successo, fratello mio. Quindi ascolta il mio consiglio. Non opporre resistenza. Altrimenti dovremo rinchiuderti in un campo di lavoro da dove sarà molto difficile che tu esca vivo. In questo grande campo di lavoro ci sono più di 500.000 prigionieri. Essi lavorano per estrarre il magma dalle viscere della Terra. E devo dire che finora abbiamo ottenuto dei risultati veramente sorprendenti. Come sapete, questa è l'unica fonte di energia che il nostro pianeta può ancora darci. Sono d'accordo, ma questo può essere molto pericoloso. Il magma è un'arma a doppio taglio. Dobbiamo stare attenti. Sono sicuro che il mio progetto funzionerà. Se ci saranno dei problemi, li risolveremo al momento opportuno. E come si chiama questo pilota? Godo. Mm? E dimmi la verità, tu ti sei innamorata di lui, non è così, mia cara Lena? Oh, no. Ma che cosa dici? No, no, tu mi stai dicendo una bugia. Si vede benissimo che ti sei innamorata di lui. E la vita è bellissima quando si è innamorati. Salve, figliola. Ascolta, Rock mi ha chiesto di decidere il giorno in cui voi due potrete finalmente sposarvi e io ho già fissato la cerimonia. Spero che per quel giorno il mio progetto sia completato. Così dimostrerò a tutti che avevo ragione. Quello sarà il giorno più bello della mia vita. Lena, voglio brindare al nostro futuro. Non ti senti bene, figliola? E brindo alla mia bellissima moglie. Questo è il giardino degli anziani. È davvero meraviglioso. Ma non potrò restarci a lungo. Presto dovrò partire. Mi hanno affidato una missione importante. Mi manderanno nell'ultraspazio per catturare un mostro terribile. Ma allora dovrai rischiare la vita. La cosa non mi preoccupa. Godo, ti prego, non andare. Che cos'hai? A cosa stai pensando, Godo? Non ho niente e non sto pensando a nulla. Io credo invece che tu stia pensando a quella ragazza, vero? Smettila di seccarmi o ti disattivo.
robot? Guarda, quei due si stanno baciando. Questa cosa io non la capisco. Secondo me non è altro che un'abitudine poco igienica. Nel pianeta da dove provengo io nessuno si permette di baciare. Noi trattiamo con rispetto i nostri simili. Qui invece sembra che non facciano altro che baciarsi. Gli amici quando si incontrano si baciano. Gli innamorati poi se sono soli si baciano in continuazione. Sono proprio tutti stupidi qui sulla Terra. Fanno un sacco di cose del tutto inutili. Ehi, ma perché sei così triste? Ora ti rallegro io. Una ragazza bella come te dovrebbe essere contenta. Oh! Non riesco proprio a capire perché te la prendi tanto. È vero che sei la fidanzata di Rock? Sì, ma non lo amo e non voglio sposarlo. E credo che neanche lui mi ami. In realtà lui pensa solamente al potere. Sta cercando di entrare nelle grazie di mio padre. Così un giorno il consiglio lo nominerà capo degli anziani. Allora perché non ti rifiuti di sposarlo? Non ne ho il diritto. Lui piace a mio padre, io non posso ribellarmi. Non ci resta che scappare, ma bisogna farlo subito. Guarda, una pattuglia! Ci hanno trovato! Corriamo! Sbrighiamoci, ci prenderanno! Andiamo alla macchina! Fermatevi immediatamente! Ehi, ma che sta succedendo? Perché si danno tanto da fare per inseguirvi, eh? Godo, non riusciremo mai a metterci in salvo. Ci penso io. Adesso tieniti forte. Cosa vuoi fare? Vedrai! In acqua. Mi dispiace, Godo, ma eri stato avvertito. Su, prendetelo! Lasciatemi stare! Lasciatemi stare! Ha la testa dura, il ragazzo. Cercate anche il suo robot! Su, vieni qui, Lena. Purtroppo sei coinvolta anche tu. Addio! Addio, Godo! Maledetti! Maledetti, lasciatemi! Lena! Lena! Hai violato la legge. Agli uomini del tuo rango non è permesso insidiare le figlie degli anziani. Ti verrà tolta la qualifica di pilota e ti verranno tolti tutti i privilegi di un libero cittadino. Inoltre sarà internato in un campo di lavoro in Islanda. Ecco, questa sarà la tua condanna. Te la sei cavata con poco, Godo. Solo perché sei mio fratello. Già, sei stato fortunato. Ti assicuro che per questi reati è prevista una pena molto più dura. Allora, avete trovato il suo robot? No, è ancora in libertà. Trovatelo e distruggetelo.
Lucio, ma che succede? E lo chiedi a me? Io non ci capisco niente. C'è un nuovo prigioniero, un ex pilota. Si chiama Godo. E così hai sedotto una ragazza. E vedo che ti hanno classificato come a uno. Poteva andarti anche peggio. Sono stati buoni con te. C'è un nuovo prigioniero, capo. Che cos'hai in faccia? Ah, ho capito, è solamente un graffio. Quando avrai trascorso qualche giorno in questo campo di lavoro, ti pentirai di non essere morto prima di arrivarci. E più sarai debole, più soffrirai. Vero, Boom? Sì, signore. Insegnagli tutte le regole. Certamente, capo. Vieni, andiamo nella tua nuova casa. Questo ragazzo ha osato sedurre la figlia del capo degli anziani. Ne ha di coraggio. Ascoltami bene, ragazzo. Chiunque si azzarda a scappare verrà giustiziato sul posto. E chiunque si rifiuta di lavorare o lascia il proprio posto verrà punito molto severamente. Posto. Ma quegli uomini hanno bisogno di aiuto, non lo vedi? A nessuno è permesso di allontanarsi. Ah, ma quelli moriranno. Ho saputo che c'è stato un uomo così stupido da cercare di salvare altre persone. Allora, vorrei proprio sapere chi è questo pazzo. Sono io, signore, perché? Oh, ma che bravo! Se continui così non vivrai a lungo, te lo dico io, ragazzo! E lascialo in pace! Smettila di chiacchierare, vecchio! Sta zitto! Certo, non è facile vivere qui, ma se verrai con me te lo insegnerò! Ma non si può uscire, dottore! È stato buono a dirmi di insegnargli qualcosa! Vieni, puoi mangiarle. Non ho mai visto cibo del genere. Che cos'è? Ah, su, mangia. Che profumo. Prova ad annusare questi funghi. Avanti, che aspetti? Ah,
Che meraviglia. Te l'avevo detto io. Molto tempo fa sulla Terra c'era una grande quantità di cibo, ma adesso non se ne trova più in nessun posto, eccetto che nel giardino degli anziani. Ma tu potrai mangiarne ancora se lavorerai per me. Per te? Sì, ho intenzione di andarmene da questo posto. Cosa? Perché sei così sorpreso, ragazzo mio? Io voglio solo che tu mi porti via da questa stramaledetta prigione. Ma tutto questo, così all'improvviso, io non ti conosco, non so neanche chi sei. Come sarebbe? Io sono il professor Salta, uno scienziato famosissimo. Anch'io sono prigioniero qui, solo che mi lasciano un po' più di libertà. Allora dimmi come possiamo fuggire. Ma perché urli tanto? Le guardie ci potrebbero sentire. Ho saputo che tu eri un pilota spaziale e ho bisogno di te per il mio piano. So per certo che in questo campo di lavoro c'è un'astronave. È dietro quelle porte. Ce ne impadroniremo e lasceremo la Terra. Chiaro? Tu vorresti lasciare la Terra e perché? Sei proprio uno stupido, ragazzo. Se rimaniamo su questo pianeta, prima o poi quei maledetti ci riprenderanno. E per noi sarà la fine. Ma nell'ultraspazio saremo al sicuro. Facciamo un brindisi. Alla nostra libertà. Io non ci sto. Mi dispiace, ma non rinuncio a Lena per nessuna ragione. Io voglio rivederla a tutti i costi. Sei proprio un pazzo. Eh? Tu devi dimenticare quella donna. Ti avevo concesso solo mezz'ora. Sì, va bene. Tanto ormai ci siamo detti tutto. E di che cosa avete parlato? Non hai sentito? Ti ho chiesto di che cosa avete parlato. Rispondi! Niente, mi stava parlando di una donna di cui è innamorato. Tutte storie. Non mi fido di te, professor Salta, e nemmeno di quello lì. Secondo me, invece, voi due stavate complottando qualcosa. Vi avverto. State molto attenti a quello che fate. Ed ora, fuori di qui! Cerimonia nuziale. Una volta lo facevano tutti i terrestri, ma adesso solo gli anziani hanno il permesso di sposarsi. Ma c'è qualche cosa di sbagliato in questo matrimonio. Lena non è innamorata di lui e malgrado ciò lo sposa ugualmente. È uno sbaglio sposarsi senza amore. Penso proprio che non sia giusto. Questo matrimonio è un errore, non si fa così. Lena è stata costretta, lei non voleva, maledetti! Oh! È il robot di Godo, prendetelo! Questa deve essere opera di Godo. È impossibile, lui è in un campo di lavoro in Islanda. Ho scoperto dove si trova Godo. È in Islanda. Bravo, Pincio, sei stato proprio in gamba. Ora andremo immediatamente da lui. Su, avanti, aggrappati forte a me. Si parte! Toglietevi, devo passare con la scavatrice. Aspetta un momento. Perché? Che è successo? Allontanatevi, la centrale può esplodere! Fine. Come?
Scusi, professore, perché è la fine? Purtroppo è così. Il nostro povero pianeta è stato troppo sfruttato. Quei pazzi degli uomini hanno osato interferire sulle leggi della natura, rompendo l'equilibrio di tutte le forze. E adesso cominciano i guai. Il progetto per lo sfruttamento dell'energia del magma provocherà una catastrofe, ne sono sicuro. E perché? Una volta perforato il manto terrestre, in che modo riusciremo a tenere a bada l'enorme massa di energia che si sprigionerà? Ve lo dico io, in nessun modo! E questo segnerà la fine della Terra e di tutto il genere umano. Ah, va via! Ma non è possibile. Ci dovrà pure essere un sistema per salvare la Terra. Tu mi hai detto che un anziano ti ordinò di andare a catturare un mostro che somigliava ad un uccello. Sì, è vero. Forse è proprio questo quello che dobbiamo fare. Che vuoi dire? Ora capirai. È la vecchia leggenda della Fenice. La Fenice è un uccello che quando sta per morire si incendia e dalle sue ceneri si rigenera una nuova Fenice, quindi è eterna. Ma se è così, allora non è un mostro. E infatti è un uccello particolare, dotato di un'energia senza limite. Anzi, molti sostengono che questo essere abbia anche dei poteri divini. Tutto questo è molto difficile da credere. E allora perché l'anziano ti ha ordinato di catturarlo? Te lo dico io, perché vuole bere il suo sangue. Eh? Sì, il suo sangue contiene il segreto della vita e l'anziano vuole averlo tutto per lui, per diventare immortale. A me invece interessa studiare i suoi poteri in modo che tutti possano averne dei benefici. Sì, tutta la razza umana deve progredire, non solo gli anziani. Ecco perché mi serve il tuo aiuto, hai capito? Noi ruberemo l'astronave e andremo in cerca dell'uccello di fuoco. E quando l'avremo catturato, potremo salvare la Terra e la razza umana. Ci sono le guardie. È più sorvegliato di quanto pensassi. Di un po', ce l'hai un piano, ragazzo? Sono molto più forti di noi. Dobbiamo solo usare l'astuzia se vogliamo eliminarli. Hai ragione. D'accordo, ci penso io. Ehi, vecchi piduni dell'immondizia, venite a prendermi! Ma che bravi, un attimo tuffo... Avevo detto. Un'astronave classe squalo. Proprio così. Adesso sei in un brutto guaio. Mio piccolo ex pilota. Sapevo che tramavi qualcosa, professor Salta, e ti tenevo d'occhio. Il tuo piano non aveva nessuna possibilità di riuscita. Ma tu non capisci, Blackjack? La Terra è in serio pericolo. Io sono l'unico uomo al mondo che ha un piano per evitare la catastrofe. Non mi interessa sapere i piani di un uomo senza cervello come te. Tu hai tentato la fuga e dovrai essere punito. Ordina al tuo robot di star buono, altrimenti sarà peggio per lui. Fermati, Olga. Molto bene. E adesso, caro professore, ti ordino di tornare immediatamente al campo insieme agli altri. Oh no! Quelli mi uccideranno! Sei senza cuore! Con che coraggio fai morire un povero vecchio indifeso? Tutte stupidaggini. La verità è che tu hai paura di morire perché sei un vigliacco! Questo non è vero! Tu parli così solo perché sei protetto da 100 robot. Se lo vuoi sapere, il vero vigliacco sei tu, non io! Ti sei arrabbiato? Bene, allora ti sfiderò a duello. Vuoi combattere? Nel tuo rapporto c'è scritto che sei molto bravo col fucile laser. Ma adesso sono proprio curioso di vedere come te la cavi nella lotta libera. Se mi batti, ti lascerò andare! Ma se vincerò io, avrai il lavoro più duro di tutto il campo. Ti farò rimpiangere di essere nato. Mettete via quelle armi! Non ho bisogno di voi per stendere questo pulcino. Su, fatti sotto. Che aspetti? Su, alzati.
Fa qualcosa! Presto, andiamo tutti nell'astronave. Ti aiuto io. Sbrighiamoci, prima che Blackjack cambi idea. Professore, se ci attaccano dobbiamo combattere, non c'è altra scelta. No, aspetta un momento, Godo. Quell'uomo è il capo delle guardie, ti sembrerà strano, ma siamo diventati molto amici, non possiamo ucciderlo. Professore, se non rispondiamo al fuoco moriremo tutti quanti. Ascoltami, Boone, lasciaci andare. Non posso, professore, anche se siamo amici io ho un dovere da compiere. Vi do 60 secondi di tempo e poi comincerò a sparare. Mi avete sentito? Capo, c'è una ragazza. Cosa? Una ragazza nello spazio? Sì, sta volando. È sparita. Fermati! È molto carina. Il laser è in avaria. Come? E allora, che cosa aspetti a ripararlo? Hop! Presto, spariamo! Ma come faccio? Un chiama base, le nostre armi sono fuori uso, rientriamo al campo. Bene, meglio così. Io spero che Godo alla fine trovi l'uccello di fuoco. Io devo tornare sulla terra. Perché vuoi tornare? Che cosa ti prende adesso? Devo andare a cercare Elena, non posso abbandonarla così, non è giusto. Tu sei pazzo! Godo, ma lei si è sposata. Cosa? Si è sposata con Rock 3 giorni fa. No, non è possibile. L'ho visto con i miei occhi e c'era anche Olga. Si sono proprio sposati nella cappella nuziale. Non è vero, Pincio, sei un bugiardo.
Mi dispiace, so che tu l'ami, ma non c'è più niente da fare. Ormai si è sposata e qualunque siano i tuoi sentimenti, devi solo cercare di dimenticarla. Oh no, si è sposata con quel maledetto di Rock. Lena, perché l'hai fatto? Perché? Perché? Ecco, quello è Lacrima, uno dei tanti pianeti di Antares. È chiamato così perché sembra proprio una lacrima di Antares. Ci vive un mio vecchio amico e forse lui potrà dirci qualcosa riguardo all'uccello di fuoco. Levatevi di mezzo voi! Cos'è tutta questa confusione? Via, ho detto! Ogni volta che arriva gente da fuori mi fate fare brutta figura. Oh, ma guarda un po' chi si rivede. Allora, Ban, ti ricordi ancora di me? Ma certo, hai soltanto la barba un po' più lunga. Benvenuto. Vattene via, tu. Allora, come mai sei venuto a trovarmi in questo sperduto angolo di universo? Prima di tutto lascia che ti presenti il mio amico Godo, un pilota della flotta terrestre. Della flotta terrestre? Ah, non ti preoccupare di lui, non farebbe del male ad una mosca. È per questo infatti che l'hanno cacciato. Beh, se è così, piacere di conoscerti. Io mi chiamo Ban e sono una specie di guardiano di questo enorme giardino zoologico soprannominato Lacrima. E smettetela di fissarvi così, tornatevene a casa! Sì, in effetti qui ci sono molti uccelli di fuoco. Di solito stanno in quel campo laggiù. Davvero? Allora li abbiamo trovati! Su, accompagnaci immediatamente da questi maledetti uccelli! Vanno verso il mare! No, mi fai il solletico! Oh, scusami tanto! Più in fretta, tra poco entreranno in acqua! Non hanno sangue. Com'è possibile? È completamente imbottito con questa specie di cotone. Vuol dire che non è un uccello di fuoco. Abbiamo perso il nostro tempo. Che nervi! Questo uccello di fuoco che state cercando non è per caso il famoso Cosmozone 272? Sì, certo. Ma perché non me l'avete detto prima? Beh, vi farò conoscere qualcuno che probabilmente potrà darvi una mano. Cosmozone 272 è un terribile mostro che può ingoiare una nave spaziale intera, ma non è un uccello. E allora cosa pensi che sia? E chi lo sa, si dice solo che non assomiglia a nessun essere vivente. Ciao, Crack! Che cosa vuoi da me, Ban? Loro vorrebbero vedere Puck. Va bene, per me fate pure. L'importante però è che paghiate il biglietto. Tieni e non perderlo. Allora, chissà dove si sarà cacciato adesso quel vecchio trombone. Ma che cosa volete da lui? Deve aiutarci a catturare un mostro. Chiamalo. Eccolo, è arrivato. Avanti, Puck. Saluta gli amici. Ha detto che è molto lieto di conoscervi. Ma guarda un po' con chi abbiamo a che fare. Qui c'è una zampogna mezza stonata e lì uno stupido cubo tutto buchi. Cubo a me! Io sono un dado, questa umiliazione va lavata col sangue. Difenditi, vecchio, difenditi! Scusami tanto, io non volevo offenderti e mi dispiace. Va bene, ti perdono.
Avanti su, muovetevi con queste casse. 45, 46. Mi raccomando, fa del tuo meglio, Puck, e anche tu, Crack. No, io non ho alcun motivo di andare con loro. Non me ne importa niente del mostro. Voi siete tutti matti. Verrà Puck con voi, ma non io. Non voglio avere niente a che fare con questa storia. Sono affari vostri, non miei, chiaro? Oh! Non puoi abbandonarci ora. Va bene, va bene. Io verrò con voi, ma solo a una condizione. Sì, ho già provveduto a portare 2 dozzine di contenitori di soda caustica nei quali tu potrai fare il bagno quando vorrai. Ma che bel pensierino gentile hai avuto, grazie. Oh, io adoro la soda caustica, sembra proprio che abbiate scoperto il mio punto debole. Attenti a quel mostro, dicono che abbia un solo punto debole. Vi auguro di scoprirlo, anche se nessuno c'è mai riuscito. Succede? Niente, Olga. Ho avuto la netta sensazione che stessi parlando nel sogno. Sì, è vero. Devo aver fatto un brutto sogno. Che sogno? Lena correva verso di me e mi chiamava. Ma non è possibile. Lena è sposata. Sì, lo so. Godo, non c'è nulla che io possa fare per aiutarti. No, purtroppo non mi puoi aiutare. Vedi, ci sono delle cose che un robot non può fare. E quali sono? Per esempio, tu, Olga, hai mai provato una grande gioia? Non so che vuoi dire. Certo, non puoi saperlo. Nessun robot l'ha mai provata. Quello che voglio è una donna da amare per tutta la vita. Una donna che mi ami più di ogni altra cosa al mondo. Godo, ma tu lo sai che ti amo e che farei qualunque cosa per te. E questo non è sufficiente a renderti felice. Non è sufficiente perché tu non sei una vera donna. Scusami, non volevo offenderti. Se sei triste, ti conviene piangere. Quelle piccole gocce d'acqua che scendono dagli occhi aiutano a mandar via l'amarezza, non lo sapevi? Non posso, Crack, non posso piangere. Noi robot non abbiamo lacrime. Beh, a questo c'è rimedio. Ho una piccola boccetta di collirio. È come le lacrime, sai? Tutte le ragazze che sono tristi hanno il diritto di piangere. Oh, a guardarti viene da piangere anche a me. Questo è troppo. Come ti permetti, brutto mostriciattolo, di far piangere così una signora? Signora! Nel mio pianeta le signore non hanno bisogno del collirio per piangere. Sta zitto, ti tapperò tutti quei tuoi stupidi buchi. Questa me la pagherai. Smettilo, ti farai male. Ti farò ingoiare tutte le spazzole. Prendi questo e questo. Aiuto! Oh, la mia testa, la mia testa. Oh. Olga, visto che sei tanto triste, adesso ti farò divertire un po'. Ci vuole un po' di allegria qui dentro. Beh, ora basta di litigare, suoniamo e balliamo tutti insieme. Nemmeno per sogno. Thank you.
Godo, guarda là fuori. C'è un relitto. Sembra una nave spaziale del pianeta Terra. Chissà qual era la sua missione. Beh, doveva essere importante se si è allontanata così tanto. Io vado a dare un'occhiata. Forse proviene da un'altra galassia. È incredibile. Un'altra astronave classe squalo. E proviene dalla Terra. Sembra che tutto si sia liquefatto. Una temperatura così alta è impensabile. Eh? C'è un cadavere. Il capitano Bolkan, il mio istruttore. Uno dei migliori piloti della flotta spaziale. Devono averlo mandato qui per cercare di catturare l'uccello di fuoco. Puck, sei sicuro che sia qui? Ha detto che questo è il pianeta dell'uccello di fuoco. Bene, allora aprite gli occhi. Guardate qui. Sembra cristallo. Ehi, si sta muovendo. Dice che la sua tana dovrebbe essere in quel cratere. Aspettatemi, io mi calerò giù. È rischioso. Non importa, lo devo trovare. Resta sempre in contatto con noi. Va bene. No, qui non c'è niente. Stiamo perdendo tempo. Non c'è traccia dell'uccello di fuoco. C'è soltanto gas e... Godo, che succede? Rispondimi! Godo, non ti sentiamo più! Che è successo? Rispondi, Godo! L'ho visto, era proprio lui. Hai visto l'uccello di fuoco? Sì, era lui. Sembra una donna con le ali. Avanti, cerca di catturarlo. È sparito in un cratere. Sembrava come se stesse giocando. Comunque ci proverò. Prendilo vivo, capito? Sì, gli sparerò addosso una droga. Lanciatemi una corda! Aiutatemi! Grazie, Olga. Forza, inseguiamolo. Devo riuscire a catturarlo. Dai!
lasciamo così. L'abbiamo preso! Ci siamo riusciti. Ma è ancora vivo. Guarda! Attento! Scappiamo! Qui siamo al sicuro. Quel mostro ha una potenza incredibile. Olga, dobbiamo cercare il professore. Professor Salta. La sua tuta si è lacerata e ha respirato del gas velenoso. Olga, portalo in sala operatoria. Subito. Non bisogna dare la caccia agli uccelli di fuoco, sono dei mostri pazzi. Io lo sapevo, per questo non volevo venire con voi. Questa volta Crack ha ragione. Forse è meglio tornarsene a casa. Sì, torniamo sul pianeta Lacrima. Lì almeno saremo al sicuro. Il computer segnala qualcosa. Un oggetto non identificato. È molto veloce. Si sta allontanando. Dobbiamo inseguirlo. Cosmozone 272, questa volta non mi sfuggirai. Motori avanti! Decollo! C'è il professor Salta. Ma è impazzito. Torni immediatamente a letto e non si muove. Non posso lasciarti solo proprio adesso. Avanti, fammi sedere vicino a te. E va bene. Avrai senz'altro bisogno di me. Ma se neanche ci vede. Beh, sarò cieco, ma la mia bocca e il mio cervello funzionano bene. Non riposerò finché non avrò toccato quella bestiaccia con le mie mani. E adesso muoviti! Ma... Su, salta nell'iperspazio! Quel dannato uccello non starà certo fermo ad aspettarti! Inserire subito coordinate iperspaziali! Prepararsi al balzo! Via! Eh? Ma che razza di posto è questo? Non capisco. Che cosa c'entra quell'asteroide? Computer, insegui l'uccello di fuoco! Eseguito. Ma come sarebbe? È strano. Deve esserci qualche guasto nella propulsione ultraspaziale o il computer è impazzito. Che forma ha questo asteroide? Sembra completamente liscio. Non ci sono crateri. Ho uno strano presentimento. Scenderò io a dargli un'occhiata. Oh no, adesso basta. La tua sta diventando una fissazione. È possibile che tu debba sempre andare a ficcare il naso dappertutto? Per esempio, da quando mi hai visto non fai altro che guardarmi dentro. Perché i tuoi buchi sono buffi? Buchi? Questi non sono buchi, sono tasche, razza d'ignorante! Inoltre, non ti azzardare a usare mai più quella tua orribile spazzola in mia presenza. Sono stato chiaro, Ma perché urli tanto? Una spolveratina può soltanto farti bene! Ora ti sistemo io! Così imparerai! Vigliacco! Prendi questo! Sì, sì, va bene, ho capito. Lo so che non l'hai fatto apposta, ho capito. Bisogna fermare quella testa dura. Provaci tu, per favore. Dai, ti prego, non lasciarlo andare via. Coraggio! Vincio è sceso sull'asteroide!
Dobbiamo assolutamente fare qualcosa, è pericoloso, presto bisogna salvarlo. Ma questa è una pazzia. Pincio, torna indietro. Oh, ma che succede? Oh, si sta trasformando. Non è un asteroide, è l'uccello di fuoco. Aiuto, aiuto! Pincio, Pincio! Torna indietro, Crack! Pincio! Dove sei? Oh! Presto, allontaniamoci da qui. Decollo! Motori al massimo! È un essere fantastico. Riesce perfino a trasformarsi in un asteroide. Ci attacca! Oh no! I suoi artigli ci vengono addosso! Dobbiamo fuggire! Su, avanti, salta nell'iperspazio o sarà la fine per noi. Questo sarà un salto alla cieca. Non ho avuto il tempo di controllare le coordinate. Possiamo uscire in un punto qualunque dell'universo. Quell'enorme pianeta ci risucchia! Computer, fa qualcosa o ci sbatteremo contro! Presto! Non mollarlo! Ti prenderò! Detto uccello ne sta combinando qualcuna delle sue. Ah, ma che succede? Computer, controlla lo scafo. È un acido, ti ha lanciato addosso un acido. Lo scafo si sta corrodendo. Fra poco tutta la nave si scioglierà. E noi faremo la stessa fine. Bisogna trovare un rimedio. Forse ci sono. Diminuire la velocità! Ma perché diavolo stai rallentando? Lo scafo è in avaria, bisogna aggiustarlo! Ma così il mostro ci sfuggirà! Guarda che se perdiamo questa occasione non riusciremo a catturarlo mai più! Prima dobbiamo cercare di salvare la nave! Insegui il mostro, ho detto! Ora basta, professore! Sono io qui dentro che do gli ordini, chiaro? Ah, ma perché nessuno mi vuole mai ascoltare? Ma certo, con la soda caustica che abbiamo neutralizzeremo l'acido! Olga, va subito a prendere tutta la soda caustica di Crack. Vado subito, Godo. E come pensi di spargerla sullo scafo? Ci penserà Olga. Manderò fuori lei.
Abbiamo solo pochi minuti. Olga! Sì? Va sullo scafo e spruzza la soda caustica dove vedi l'acido. Ma fa presto, mi raccomando. Quella è la mia soda da bagno. Come ti permetti di sprecarla così, maledetto robot? Riportala subito indietro, mi hai sentito? E va bene, l'hai voluto tu. Adesso userò le maniere forti, hai capito? Può essere pericoloso. Attenta a non avvicinarti troppo. Brava Olga, ci hai salvato. È disgustoso, e adesso come faccio a togliermi di dosso tutta questa sporcizia? Giurami subito che non la toccherai mai più. Allora, che aspetti a giurarmelo? Oh, come sei crudele, sei proprio senza cuore. Beh, del resto è naturale che tu non ce l'abbia. Tu sei solamente un robot dopo tutto. Bene, lo scafo è riparato. Prepariamoci a combattere. Un momento. C'è qualcosa che non funziona. Squalo spaziale, sei danneggiato. Rispondi! Squalo spaziale! Il computer sembra che funzioni. È molto strano. Perché la nave non esegue gli ordini? Lo scafo dell'astronave è a posto. Olga, hai fatto un ottimo lavoro. Spero che quell'acido non ti abbia danneggiato. No, ma avevo molta paura. Cosa? Ma non è possibile. Hai detto che avevi paura. Sì, tremavo. Ma tu sei un robot, non puoi aver paura. Tu non sei in grado di provare nessun sentimento. È vero, quando sono stata costruita non avevo nessuna sensibilità. Ma stando tanto tempo vicino a te, piano piano, ho assorbito le tue sensazioni. E ora fanno parte di me. Ed è per questo che tu mi vuoi bene. Ma Olga, è impossibile. Invece è così, Godo. Io sono diventata umana. No, è impossibile. Qualcosa non funziona, succedono cose troppo strane. I danni della nave sono stati riparati, eppure non vuole eseguire i miei ordini. Non capisco perché. Che sta succedendo, Olga? La nave spaziale ha paura. Ma che dici? Ha paura, Godo. Paura? No. Godo, ma che diavolo stai facendo? Torna subito in plancia di comando. Quella bestiaccia presto tornerà all'attacco. Squalo spaziale. Ascoltami, Godo ha bisogno di te. L'uccello di fuoco sta per attaccarci. Preparati alla battaglia, squalo spaziale. È vero, avevi ragione. È come se avesse paura. Squalo spaziale, vuoi che il tuo capitano muoia? Se non eseguirai gli ordini, moriremo tutti quanti e sarà per colpa tua. È la fine, saremo ridotti in cenere, oh no! Godo! Fa qualcosa! Godo! Preparati a combattere! Non puoi rifiutarti, è un ordine del tuo capitano! Avanti, fai il tuo dovere! Basta adesso! Ti stai comportando come un vigliacco! Chi è che urla? Professor Salta! Ma chi sei? Tu non sei Salta, vero? Rispondi. A voi, insignificanti esseri umani, consiglio di tornarvene subito sul vostro pianeta. Ma la voce è di Salta. E infatti mi sto servendo del suo corpo per comunicare a voi i miei pensieri. Vi avverto, umani, non combattete più contro l'uccello di fuoco. Andatevene, seguite il mio consiglio. Perché ci dici questo? Perché vuoi che ce ne andiamo? L'uccello di fuoco è un animale sacro e a nessuno è permesso di combatterlo. Ma se voi vi ostinerete a dargli battaglia, farete una fine orribile. E il primo a morire sarà proprio quest'uomo. Sei stato in gamba, squalo spaziale. Evviva, funziona di nuovo. Crack, tieni d'occhio il professore. Pronti a combattere! Bene. A noi due, uccello di fuoco.
Vedremo chi ha la pelle più dura. Professore! Godo, ho scoperto il suo punto debole. Qual è? Olga, amore mio, dimmi che sei ancora viva. Rispondimi, ti prego, non morire. Non mi lasciare proprio adesso. Ora finalmente ho capito che ti amo. Sì, la verità è che l'ho sempre amata. Godo, dobbiamo andarcene via da qui. I miei due migliori amici sono morti e se resteremo su questa nave moriremo anche noi. Mi dispiace, ma io resterò qui a cercare di riparare Olga. Tu vattene se vuoi, tanto non ho bisogno del tuo aiuto. Non riuscirai mai a farcela. L'uccello di fuoco non si darà pace finché non ti avrà distrutto. Non mi importa, devo tentare. Su, vieni con me, non fare il testardo. No, resto con Olga. Va bene, fa come vuoi. Arrivederci e buona fortuna. Olga, ti salverò a costo della vita. Thank you.
Olga. Ho provato in tutti i modi. Hai vinto. Sei più forte di me. Chi è che parla? Ho cercato in tutti i modi di attaccare il tuo cuore per prendermi la tua vita. Ma non mi è stato possibile, perché è difeso da una forza troppo grande. Una forza invincibile. Ti darò quello che cerchi, ma in cambio fa che un po' della tua forza affluisca dentro di me. È strano, sento la tua voce dentro di me. Com'è possibile? In che modo riesci a comunicare con me? Io non parlo al tuo corpo. Io comunico direttamente con il tuo cuore. Con il mio cuore? Sì. Tu sei potente, eppure la tua voce sembra impaurita. Sì, ho paura. Perché tu sei molto più potente di me. Sono pochi gli uomini che hanno la tua forza e che la sanno sfruttare nel modo giusto, come fai tu. Ma di che forza parli? Io sono un uomo normale. Quella che tu possiedi è un'energia senza limite, che può superare qualunque ostacolo e vincere qualunque nemico. No, 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 io continuo a non capire. Ma non mi importa di te, c'è altro che mi sta a cuore adesso. Olga, io non ti abbandonerò, tenterò ancora di salvarti. Senza di te la mia vita sarebbe vuota e non avrebbe senso. È inutile, non ci riesco. Non ci riuscirei mai, neanche se stessi qui per tutta l'eternità. Sei stata tu a toglierle la vita e quindi soltanto tu sei in grado di restituirgliela. Avrai me in cambio e quella che tu chiami la mia forza. Non credo di poterle ridare la sua vita, però posso soffiarle dentro una vita nuova. Cosa? Le darai una nuova vita? E tu saresti capace di far questo? Certo, ma poi tu mi darai quello che voglio. Sì, avrai tutto. Io mantengo sempre le mie promesse. Oh! Olga! Olga! Sei di nuovo viva. Oh, io non posso vivere senza di te. Ti ho amato per tutta la vita e ti amerò per sempre. Prima ero pazzo, pazzo e cieco. Per questo non me ne sono accorto. Ma io sono solo un robot e tu sei il mio padrone. Oh, caro. Non me ne importa niente di quello che sei. Il mio amore è più forte di qualsiasi cosa al mondo. E io amo te. È questo che volevo sentirti dire. Godo, guarda questo pianeta. Sta morendo. C'erano esseri intelligenti, animali e altre forme di vita, ma la loro civiltà era corrotta. Hanno distrutto ogni cosa. Sì, hanno usato le loro menti per uccidere. Il loro odio era così forte che è riuscito a distruggere perfino la vita. E quello che cos'è? Lo spirito del pianeta che se ne va via. Quel pianeta ha uno spirito? Tutti i pianeti ne hanno uno, anche il tuo, Godo. Anche la Terra? Dici davvero? Certo. Anche intorno a te c'è lo spirito vivente. E lui dà la vita alle cose grandi e a quelle piccole. Perché lui stesso è la sorgente di tutta la vita. Thank you.
Ecco, adesso darò la vita a questo pianeta. E come farai? Ho trasferito lo spirito del pianeta morto su quest'altro che è pronto a riceverlo. Qui non c'è odio. E tu hai questo potere? Sì. Ecco la vita, Godo. Oh, è stupendo. Questo pianeta mi ricorda la vecchia Terra. E ora guarda, c'è una sorpresa per te. Ehi! Oh. Ciao, Godo! Crack, Puck, Pincio! Ma allora non siete morti? Quell'uccellaccio in fondo è una brava bestia. Siamo contenti di rivederti. Olga, dobbiamo tornarcene a casa. Cosa? Porteremo con noi una grande quantità di semi e di piante per farli crescere sulla terra. Oh no, perché vuoi farlo? Ti prego, Godo, dimentica la terra. Questo posto è stato creato per noi, per viverci insieme, per essere felici. Restiamo qui. Non posso, io devo tornare sulla terra. Ma perché? Perché pensi a quel pianeta morente pieno di guerre e di odio? Non mi importa se la gente è cattiva. Quello è il posto dove sono nato e vissuto. E lì mi sento di appartenere. Allora, tu ami quel pianeta più di me? Rispondi, Godo, è così? Cerca di capire, Olga. Non posso lasciare che la Terra muoia. Io ti amo, ma devo tornare perché non voglio che anch'essa venga distrutta dall'odio. Va bene, Godo. Fa pure come vuoi. Sono tutte scuse! E adesso ascoltami. Ti è stato ordinato di portare a termine questo progetto. E se ora ti rifiuti, dovrai subirne le conseguenze. Quindi torna al tuo campo di lavoro e fai il tuo dovere. Eseguirò i tuoi ordini, se è questo che vuoi. Ma prima guardati intorno. Ci sono stati molti terremoti e i nostri impianti hanno subito gravi danni. Non credo che riusciremo mai a completare questo assurdo progetto. Corriamo tutti un grave pericolo. Il nostro pianeta da un momento all'altro potrebbe essere sconvolto da un gigantesco cataclisma. E questo purtroppo l'hanno capito anche gli uomini del campo di lavoro. Tenere sotto controllo i lavoratori è un tuo preciso compito. Sto facendo tutto il possibile, ma c'è un limite a quello che gli esseri umani possono fare e noi ci siamo vicini. Pensavo che non dovresti sottovalutare ciò che ti ha detto quell'uomo. Forse è vero che stai rischiando troppo. Lo difendi perché ha lasciato scappare il tuo vecchio amico Godo? No, non ricominciare adesso. Mi sono completamente dimenticata di lui. Quella era solo un'infatuazione, nient'altro. Sono preoccupata perché i lavoratori saranno tutti contro di te. Hai capito, caro? Per me conta solo la riuscita del progetto. Alla tua. Brindo a te, Rock, al futuro capo degli anziani. La linea è interrotta. Ma che diavolo succede? Insomma, che cosa sta succedendo? I lavoratori sono in rivolta, signore. Beh, che aspettate a sparare? Il capo ci ha ordinato di non usare le armi. Quel maledetto traditore. Adesso chiama le guardie e uccidili tutti, hai capito? Ma ci sono donne e bambini. E con questo? Anche loro sono colpevoli come gli altri. Ti ho dato un ordine. Su, che aspetti? Vai fuori e ammazzami. Ma c'è qualcosa laggiù. Un'astronave. Sembra proprio uno squalo spaziale. Ritornato. Non mi aspettavo più di rivederti, Godo. È passato molto tempo e non pensavo che ce l'avresti fatta. Dov'è il professor Sander? È morto, purtroppo. Hai trovato Cosmozona 272? Sì, sì, l'ho trovato. E l'hai catturato? No, ho preferito lasciarlo libero. Cosa? Non è possibile. Tu non puoi averlo lasciato libero, stai mentendo. Tu l'hai nascosto. Dimmi subito dov'è l'uccello di fuoco. Parla o te ne pentirai. No, Rock, non l'ho nascosto come pensi. Perché l'uccello di fuoco non è quello che tu credi. Lurido bugiardo. Presto, mettetelo agli arresti. Io intanto andrò a perquisire la sua nave.
diavolo! Dove sarà? Dov'è l'uccello di fuoco? Che cos'è tutta quella robaccia? Sono dei vegetali commestibili. Ti prego, dammi l'uccello di fuoco. In fondo siamo fratelli. E poi me lo avevi promesso. Te l'ho detto, Rock, l'ho lasciato andare. Bugiardo! E poi perché hai riempito l'astronave con tutti quei vegetali? Voglio trapiantarli qui. Il nostro pianeta ne ha bisogno se desideriamo che sopravviva. E saranno per tutti. Per tutti coloro che decideranno di iniziare una nuova vita su una nuova terra. E chi sarà il capo di questa nuova terra? Tu, vero? Sarà il popolo a deciderlo. La cosa più importante ora è convincere il consiglio degli anziani. Pazzo! Questo è un atto di tradimento! E ora sta a sentire. La tua nave e il suo carico verranno confiscati e tu invece sarai torturato fino a quando non ci avrai confessato dove si trova il nascondiglio dell'uccello di fuoco. Amici, vi prego, ascoltatemi! Quelle piante che sono nella mia nave appartengono a tutti voi! Ma gli anziani ne vogliono il monopolio e questo non è giusto! Fatelo tacere immediatamente! Si salvi chi può! Vieni, presto! Così sei tornato. Il nostro campo sta per essere distrutto. Non solo questo campo. Ci sono stati terremoti ed eruzioni quasi in tutto il mondo. In Asia, in Africa, nel Sud America solo oggi ce ne sono stati addirittura 7. Santo cielo, ma prima o poi finiranno. Finiranno quando la Terra sarà distrutta. Noi li avevamo avvertiti. Maledetti idioti. Ehi, lasciate stare la mia macchina! Cosa facciamo? Tutto questo è successo a causa del tuo progetto. Vuoi stare zitta? Immagino che qui ci siano delle navi spaziali. Sì, 10. Lascia che tutta quella gente fugga da quest'inferno. Ti prego, apri le porte degli hangar. E va bene. Tutto bene? È in gamba quel tuo robot. Purtroppo però il congegno di apertura delle porte si è bloccato. Ormai nessuno potrà più entrare negli hangar. Dobbiamo andarcene. Fra poco crollerà tutto. Come ti permetti di darmi degli ordini? Io resterò qui dentro fino all'ultimo. Ma tu va e cerca di salvare la Terra, Godo. Buona fortuna. Lena, non pensavo di trovarti qui. Oh, Godo, ti prego, solo tu puoi aiutarci. Perché hai tradito il mio amore? Perché ti sei sposata con Rock? Lasciamo perdere il passato. Ora dobbiamo fuggire con lo squalo spaziale e tu sei l'unico che sa pilotarlo. Devi aiutarci o moriremo tutti. Che cosa vuoi fare? Fuggire dalla Terra finché siamo in tempo. Avanti, mettiti ai comandi e fa presto. Io resto sulla Terra. Possibile che non hai ancora capito. La Terra fra poco morirà. Io resterò per cercare di salvarla. Il suo destino è segnato ormai. Ti prego, Godo, fallo per me. Se ci aiuterai a fuggire, io sarò di nuovo tua come una volta. Allora, Godo? Così mi hai tradito di nuovo. Avanti, su, entra dentro. Che tu lo voglia o no, fuggirai con noi. Ma il tuo robot resterà qui. Presto! Vieni, Rock! Ah!
Godo, dimmi, è giorno o è notte? È giorno, Rock, ma il cielo è buio. Dì al tuo robot che deve portarmi al centro spaziale. Non è più possibile. È stato completamente distrutto. Tutte le città sono state rase al suolo. Io so che prima o poi sarei riuscito a dominare l'energia della Terra. La fretta è stato il mio unico errore. Ma la prossima volta farò tutto come si deve, sta tranquillo. E dimostrerò al mondo che il mio progetto non era sbagliato. Tu mi credi? Rispondimi, è vero che mi credi? Sì. Godo, non lasciarmi. Ti prego, non andartene. Non riesco. Non riesco più neanche a sentirti. C'è qualcosa che mi ha afferrato e che vuole portarmi via. Ora lo vedo. È proprio lui, l'uccello di fuoco. Addio, Godo. Bisogna andare via da qui, è pericoloso. So già quello che succederà. Fra poco una nube di gas velenosi ricoprirà ogni cosa e tutti gli uomini moriranno. E poi lo spirito del pianeta abbandonerà per sempre la Terra, portando via con sé la scintilla che genera la vita. No! Non è giusto! Fa che tutto torni com'era una volta! Non temere. Tu sopravviverai. Tu diventerai immortale se berrai il sangue dell'uccello di fuoco. Che cosa vuoi dire, Olga? Se quello che desideri più di tutto è l'immortalità, allora il sacro uccello di fuoco ti darà il suo sangue. E tu così vivrai insieme a lui per sempre. Ma se la Terra muore, che significato avrebbe la mia vita? Ascolta, Godo, la vita un giorno tornerà a rifiorire anche su questo pianeta morente. Ci vorranno milioni di anni, ma tornerà. Non è possibile. Come fai a sapere tante cose? Dimmi la verità, tu non sei Olga. Sì, sono sempre la tua Olga, Godo. Solamente che adesso hai il potere di esaudire i tuoi sogni. Devi soltanto dirmi qual è la cosa che desideri di più e l'avrai.
Chi ti ha dato questi poteri? Quale essere è penetrato dentro di te? Ah, ora capisco. L'uccello di fuoco. Allora ti dirò veramente qual è la cosa che desidero. Voglio che la terra torni ad essere viva, viva e feconda come era tanti anni fa. Tu sai che io l'ho sempre amata. Non potrei mai sopportare l'idea che il pianeta che mi ha generato muoia. Devo salvarla a tutti i costi. Prendi la mia vita se vuoi. Sì, sono pronto anche a morire per la terra. Sta attento a quello che dici, Godo. Se è proprio questo quello che vuoi, accadrà. Affinché la terra possa vivere, tu morirai. Sì, ormai ho deciso. È questo quello che voglio. Non ho nessun rimpianto. Di all'uccello di fuoco che sono pronto. Godo, ma non hai neanche un po' di paura della morte? No, Olga, perché essa non rappresenta per la terra la fine di tutto, ma l'inizio di una nuova vita. Sei un essere eccezionale e qualunque cosa succeda io continuerò ad amarti, perché nessuno riuscirà mai a darmi quello che mi hai dato tu. Olga, il nostro amore è talmente grande che vivrà per sempre. Thank you.